Carissimi amici ascoltatori, benvenuti e bentrovati. Siamo sempre qui pronti a partire e sempre all'interno della nostra consueta rubrica Medicina Regione Lazio, un appuntamento molto importante che coinvolge medici e professionisti in vari settori. E oggi sono in compagnia di un dottore esperto in cardioradiologia, ed è proprio di questo che parleremo, andando ad analizzare tanti aspetti importanti. Non perdiamo altro tempo perché do subito il benvenuto al nostro ospite, ossia al dottor Luca Pugliese. Benvenuto. Grazie mille. Grazie a lei o a te di essere qui, insomma. No, a te. Ecco, diamoci del tuo in maniera più fluida. Un saluto a tutti. Dunque, iniziamo subito. Esperto in cardioradiologia, cos'è la cardioradiologia e sostanzialmente su cosa va ad intervenire? Allora sì, la cardioradiologia è una parte, diciamo, della radiologia che studia prevalentemente il cuore. Sì. E in particolar modo si avvale di due metodiche fondamentali, la cardio-TC e la cardio-RM, la cardiorisonanza. Entrambe vanno a studiare delle, diciamo, patologie cardiache. In particolar modo la cardio-TC si occupa prevalentemente dello studio delle arterie coronarie, quindi utilissimo per esempio per la valutazione dei pazienti che hanno una familiarità per patologie coronariche o che hanno sintomi, diciamo, coronarici, per la cui valutazione, diciamo, si fa questo esame proprio per evitare che, di eseguire la coronarografia, che è un esame invasivo. Mentre invece la cardiorisonanza è utilizzata soprattutto per lo studio delle cardiomiopatie, delle cardiopatie congenite o delle patologie post-infarto, insomma, per la valutazione di queste patologie. Assolutamente, insomma, sei già stato chiaro e ti sei reso comprensibile non solo a me, anche ai nostri ascoltatori, ovviamente, perché è un campo anche delicato, con delle richiede specifiche conoscenze. Ecco, direi che si parla spesso, insomma, del benessere del cuore, no? Avere a cuore il proprio cuore, scusate il gioco di parole, è una cosa che sta un po' sulla bocca di tutti, ma spesso si predica bene, come si dice, si razzola male, cioè nel senso, esami accurati ogni tot di tempo, anche essendo giovani, perché le complicanze non si sa mai, possono essere dietro l'angolo e sorgere. E a tutto questo è legato un certo stile di vita anche, oppure talvolta non c'entra nulla, perché appunto, come hai detto poco fa, ci sono degli aspetti congeniti, no, che ereditiamo. Allora, sicuramente lo stile vita è fondamentale, nel senso che comunque mangiare bene, avere di cura del proprio corpo tramite l'attività fisica e fare chiaramente tutti i dovuti controlli cardiologici e di analisi del sangue è fondamentale. Però è chiaro che purtroppo esistono molte patologie congenite legate anche in parte, diciamo, anche acquisite, però legate comunque a una predisposizione genetica per cui non si può chiaramente fare nulla se non prevenirla con questi esami che ho detto prima. Assolutamente, insomma, qualcosa a cui fare molta attenzione, niente paura, perché non deve preoccuparci, no, ma teniamo sempre con screening accurati, teniamoci un po' tutti noi sotto controllo. Ecco, un corretto stile di vita, una sana alimentazione, cose mai scontate, sempre da sottolineare. Quante sono le responsabilità quotidiane nel tuo lavoro? Perché avere a che fare con tanti pazienti diversi, età diverse, uomini o donne, insomma, richiede anche un certo impegno, perché poi ogni caso è diverso, no? L'uno dall'altro. Assolutamente, infatti ogni caso è diverso, ogni persona, ogni paziente merita ovviamente la giusta attenzione e la giusta dedizione soprattutto, e diciamo, io cerco sempre di informare il paziente prima di ogni esame sui rischi, che comunque qualsiasi esame, con visto che comunque viene utilizzato il mezzo di contrasto, è comunque un farmaco, e in generale tutte le ovviamente dopo aver eseguito l'esame io spiego in maniera comprensibile ovviamente ai non medici il responso, insomma, dell'esame e do anche dei consigli, ovviamente nel caso in cui l'esame sia positivo cerco di indirizzarli verso il cardiologo di riferimento. Assolutamente. Ecco, dottore, dato che siamo anche all'interno di un contesto piuttosto importante qual è quello, appunto, rubrica Medicina Regione Lazio,
quali sono gli aspetti che più comunemente le persone, e mi riferisco anche a tutti coloro che sono in ascolto, trascurano riguardo il proprio benessere? Molte volte ci sono dei campanelli di allarme, no? E ci si accorge di un qualcosa quando è già troppo tardi. Esatto, esatto, assolutamente bisogna imparare a conoscere il proprio corpo, bisogna ascoltare le proprie sensazioni, i propri sintomi. Ovviamente, diciamo, le spie principali nelle patologie cardiache, soprattutto parlo di quelle coronariche, sono il dolore toracico, soprattutto sia dopo sforzo ma soprattutto a riposo, la mancanza d'aria, che viene detta dispnea, e poi in generale tutte, chiaramente poi nei pazienti soprattutto che hanno altre patologie come l'ipertensione arteriosa, il diabete, la dislipidemia, è fondamentale ovviamente stare ancora più attenti a un'eventuale patologia coronarica, e quindi anche in questi casi io consiglio una prevenzione con determinati esami. Una domanda interessante, perché ci metto anche un po' del personale, ma visto che siamo qui, ogni certo intervento e opinione è buona, capita magari a tanti, anche a me certe volte, di sentire dei pizzichi al cuore. Proprio dei pizzichi, che cosa vuol dire? A cosa è legato questo? Beh, può essere legato a varie cose, potrebbe anche non essere legato al cuore, ovviamente, perché purtroppo a volte il dolore la sensazione dolorosa, chiamiamola così, a volte si irradia da altre parti, ma proviene da altre parti del corpo. Però sicuramente uno potrebbe iniziare con una serie di screening per le patologie cardiache, quindi tramite l'elettrocardiogramma, per esempio, le analisi del sangue, l'ecocardiogramma, per poi magari poter iniziare uno step successivo con altri esami, tra cui anche la cardio-TC, per esempio. Ecco, grazie di aver un po' anche delucidato e dato risposta anche a questo, perché credo che riguardi tante persone. A volte anche penso l'ansia, lo stress di una giornata particolarmente intensa possano dar luogo a questo, può capitare. Insomma, come hai detto, i fattori possono essere tanti. Sì. Siamo giunti pressoché in conclusione. Un ultimo consiglio che possiamo dare nell'ambito appunto della tua professione, nell'ambito della cardioradiologia, a tutti coloro che sono in ascolto e a tutti coloro che spesso sono un po' ritardatari, nel senso, un po' un consiglio per tutti noi che non si muovono sempre quando dovrebbero. Sì, è vero, assolutamente. Il mio consiglio è quello assolutamente di prevenire, cioè di ovviamente non lasciarsi andare, cioè sentire il proprio corpo, capire le proprie sensazioni e assolutamente non tralasciare il proprio benessere. Assolutamente, prevenire è sempre meglio che curare, anche qui, anche in questo contesto. Grazie davvero. Grazie mille. Ringrazio di essere intervenuto anche tu ai nostri microfoni all'interno della nostra preziosa rubrica Medicina Regione Lazio. Grazie davvero. Grazie a te e grazie ad Andrea che mi ha consigliato di venire qua. Passiamo subito ai contatti finali, visto che ci siamo, del dottor Luca Pugliese. L'indirizzo di riferimento è via di Grotta Rossa 1035, Roma. Il 340 90 86 674 è il numero di cellulare. La pagina Facebook Luca Pugliese Maccast, Instagram Frasier_88, due profili completi e sempre aggiornati nei contenuti. Mettete tanti like e condividete. E per concludere abbiamo l'indirizzo mail, che è l.pugliese88@gmail.com. Un saluto ancora al dottor Luca Pugliese e un saluto a tutti voi. Grazie davvero. Grazie a te.